Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Crash Game. Oggi siamo su Minecraft Big Dig. L'avevo promesso che l'avrei fatto ed eccoci qua. Vi preannuncio che ho avuto dei problemi sia oggi che un'altra volta, ovvero non mi ha registrato. Cioè non c'è la diciamo le registrazioni di episodi che ho registrato. Si sono cancellati. Oggi ne ho fatto un altro, anch'esso si è cancellato, e quindi ora ho impostato tutto, ci ho messo una mezz'oretta e credo che ora funzioni, e spero di sì. Vi dico cosa ho fatto negli ultimi due episodi. Non ci posso credere. Ah, ok. E cosa abbiamo fatto negli ultimi due episodi? No, no, abbassiamo. Devo abbassare perché mi dà un po' fastidio. Allora, nel secondo episodio, che è questo qua, ragazzi, però, nel precedente episodio, sono andato in miniera, ho trovato diamanti. Ho oro, quarzo, tantissimo ferro, infatti, ho dei delici i waypoint. Non mi potete accusare che ho imbrogliato perché too many items, come vedete, non mi fa vedere gli oggetti e non posso neanche prenderli. Come vedete qui l'ho fatto in pietra perché al ritorno dalla miniera, ovvero un episodio che ho registrato oggi, era pieno di mostri, creeper, mi hanno fatto scoppiare la casa, allora mi sono messo a correre come un pazzo e insomma, l'ho aggirati facendo una tattica d'estate vincente. Ora vado a ucciderli, questi figli di puttana, perché tutta la notte non me l'ho fatto dormire. Sti gran figli di puttana. E muori. Oh, figli di puttana. Tutta la notte, ragazzi, non ho dormito. Perché c'erano questi figli di puttana. Porca troia. Vi rendete conto? Ok. Oddio. Ok. Devo andare a prendere la cobblestone. Devo usare il mio piccone che è mezzo distrutto. Oh, tu mi fai paura. Io non vi conosco, voi non conoscete me. Lo slime, brutto figlio di puttana. Tu questa notte insieme a quei mostri siete alleati contro di me. Sì, attaccami pure, slime di merda, ti uccido. O diventeranno miliardi. Già morti? Ok. Ho fatto la pala per prendere questi minerali. E vediamo subito che cos'è. Il copper gravel ore. Perfetto. Che cosa è? È il copper che diciamo, però nella gravel, ovvero nella terra, un cazzo lo devi chiamare. Cioè, ho visto anche dell'oro. Dove ho visto quell'oro? Sempre con la gravel. Prendiamo questa cobblestone che ci serve per fare una fornace. Fornace. Facciamo la fornace. Perché ho tantissimo ferro. Beh, tantissimo. In miniera pieno. Ne ho 20. No, dai. Vabbè, dai. Possiamo farcela. Dai, facciamo il salto mortale. Perfetto. E io sono l'unico sfigato che colpisce l'angolino. Intanto mi sta registrando. Perfetto. Ragazzi, registra. Com'è possibile? A 11 minuti di solito si ferma. Quindi speriamo che a 11 minuti dica: ce l'hai fatta. Finalmente hai concluso il tuo secondo episodio. Ok, dai. Facciamo una bella furnace e la mettiamo qua. L'arredamento è di merda. Poi questo non ci sta per niente, però. Allora, abbiamo del carbone preso in miniera e qui c'è il nostro bellissimo ferro. Quindi io direi di mettere 16 di ferro e 2 di carbone, perché io so che 2. Cioè, un carbone fa 8, quindi 2 dovrebbe fare 16, no?
Se la matematica non è un'opinione, ancora nel mio paese il doppio di 8 è 16. Questo lo mettiamo qui e poi dobbiamo mettere tutto a cuocere queste. Vediamo, col copper. Devo fare il copper ingot, no? E cosa facciamo? Ah, il cavo di rame serve per fare gli ingranaggi. Quindi il copper serve. E tin, sempre utile mi sembra. Il tin. Ah, la batteria. Molto utile. Anzi, fa molto facile la batteria. È facilissimo fare la batteria. Cos'è il coso solare? Il pannello solare? Allora, ragazzi, non so se è giorno o notte, ma credo sia giorno. Dobbiamo andare a caccia perché siamo senza cibo. È stata una bruttissima esperienza per me. Cioè, io sto continuando la serie per voi, visto che la serie sta avuto. Sta avuto. Ok. Ha avuto molto successo e la continua. La continuo. E dai, vieni qua. Però ho avuto tantissimi problemi. Quindi, mamma mia, cos'è la barbabietola? Dimmi che si può mangiare. Dimmi che si può mangiare prima. Cos'è questa polverina? Forse non si può mangiare, ma io lo prendo lo stesso perché mi sembra un frutto. E basta. Allora, ci servono tantissimi porci. Il ferro stiamo cuocendo. Devo andare in miniera a prendere quei bellissimi diamanti e l'oro che ho trovato vicino. In Big Dig, i minerali sono. Le miniere sono piene di minerali. Guardate, questo pacchetto mod è in miniera, cioè. Ci sono anche gli ingranaggi e tutto, però le cose principali sono i minerali. Qua c'è altro, non so cosa, altro minerale, e c'è anche un porcellino incastrato. Ti libero, amico mio, e allora morirai. Glielo dico. Ecco, si è offerto. Perfetto. Così dovreste fare tutti. Mi dovete offrire a me. Quanti sono? 12. Beh, direi che possiamo andare. La nostra casuccia, eccola lì. La nostra baracca è più che casuccia. Avevo ragione. Anzi, no. Un carbone è bastato. Beh, meglio per noi. Allora, intanto ci facciamo una spada. Subito. Una bellissima spada in ferro. Che io metterò qui, che poi sostituirò. Prendiamo della legna e facciamo degli stecchetti. Ne facciamo 8. Poi facciamo così, facciamo un bellissimo picconazzo. Ne facciamo 2. Sì. Direi di farne 2. Basta. Ok. Di farne 2 perché serve. Andare armatura non la faccio ora. Poi cosa possiamo fare? Possiamo fare la pala, ma non so se è molto utile, ma noi la facciamo lo stesso. Lascia, beh, quella, il legno non manca. Beh, direi di posarlo un momento. Posiamo tutta questa roba. Oh, insomma, lo tengo. Questo lo poso. Questo qui le poso. Ah, le bistecche devo cuocere. Cuoci, amico mio, cuoci. Che fa un po' andiamo in miniera, ragazzi. Il secondo episodio doveva essere tutto in miniera, ma siccome non è registrato, ci andiamo di nuovo, ragazzi, e prendiamo il diamantuccio. Speriamo di non morire. Perché bestemmio. La bestemmia no, però incazzarsi di brutto sì. Dai, dai, cuoci. Che ho leggermente fame, leggermente. E non voglio andare in miniera col pericolo che muoio di fame. Quindi dai, sbrigati che dobbiamo andare. Quando nella miniera dove sono andato i mostri non erano tanti, c'era solo un creeper all'inizio. L'ho ammazzato, poi non ho visto alcuni mo non ho visto più mostri. Oddio, quando sei lento. Beh, intanto mi mangio questa. Oddio. Credevo fosse un mostro che ha aperto la porta. Allora, la spada mi è consumata, quindi io mi ci metto tutto il set. Ok. Un attimo che mi sistemo tutto. Vabbè, dai. Andiamo in miniera. I diamanti sono lì.
Quello è oro, lo prendiamo, ma ero dimenticato. Non lo so perché sto andando. Ora basta, però. Dai. Prendiamo questo bellissimo ferro che non ci servirà a niente. No, credo che ci servirà molto il ferro. Sì, il ferro, l'oro. L'armatura in oro, non è che me la voglio fare. Visto che sento dei ragni, perfetto. Questo non è buono. Perché i ragni mi hanno portato solo sfortuna nel scorso episodio che voi non avete visto. Beh, il carbone. Basta il carbone, ormai sono quasi pieno. Ok, andiamo. Diamantini, stiamo arrivando. Un'altra miniera, è piena di miniere. Sento qualcosa che sta bruciando. Mamma mia. Ma diamantini, da dove si entra? Orca, logia, orca, bacchetta. Ciao, pietra rossa. Io mi ricordo che si entrava. Mi ricordo che c'era quest'albero. Si entrava da su. Perché? Io lo volevo mettere un waypoint. Ah, si dice la casuccia. L'entrata deve essere da queste parti. Aiuto. È quasi notte. No, no, io vado a dormire. Oh, oh, calma. No, no, ragazzi. Cercare la miniera di notte non è buono. Corri, cazzo! Corri! Stacca di collo, non me ne frega un cazzo. Devi solo correre. Corri. Siamo nella cacca così però. Dove cazzo è la miniera? Vabbè, la troveremo sicuro. Domani mattina la cercheremo. Sì, intanto sono caduto dal letto. Vedete, nell'episodio scorso non può dormire, sono mossi nelle vicinanze. Come avete visto. Perché non potevo dormire? Perché c'erano i mostri nel buco che oggi, che ora, cioè in questo episodio, ho ucciso. Finalmente ha smesso di piovere, perché io odio il rumore della pioggia e mi dà un po' leggermente fastidio. E anche a voi, sicuramente. Sicuramente avete abbassato anche il volume delle vostre cuffie o altoparlanti. Forse di qui, sì. Abbiamo trovato l'entrata. Come vedete ho fatto anche una scala di merda. Oddio, cazzo, il cuore mi ha fatto uscire però, amico. Cioè sei una merda sicuramente ammazzarti. Oh, mi faccio spaventare. Cioè, ecco qui i diamantini. No, solo 4? No. Solo 4? Ma dai! Cos'è questo? Ah, pietra rossa. Non mi ricordavo così la texture della pietra rossa. Questo cos'è? Ora che abbiamo il piccone in ferro, possiamo prendere tutto. Ah, tipo pietra rossa, però verde. L'ho vista in qualche parte, però non mi ricordo sua funzionalità. Vediamo. Oddio, nell'occhio. Ender Dust. Che poi vedremo cosa serve. Servirà a fare un cazzo, sicuramente. Qui c'è il ferro che non lo lascio mai. È pieno di ferro questa miniera. Mettiamo un po' di torce. È pieno di ferro questa miniera. Beh, mentre aspettiamo che, mentre scaviamo, avete sentito? Anzi, avete visto che è uscita la nuova espansione? Ma che espansione? Cosa dico? Il nuovo Minecraft 1.6.2? E anche 1.6.1? L'avete? Io sì? Vi piacciono i cavalli? Ok, allora basta. Guardate quanto ferro! Che è diventato come carbone. Anche se proprio serve. Smeraldo? Acqua. Beh ragazzi, mi devo questo smeraldo. In Minecraft normale non ho mai preso uno smeraldo. In Big Dig, ragazzi, in diretta l'ho preso. E prendiamo anche questo ferro, poi ce ne andiamo. Perché sempre in miniera.
Dobbiamo costruirci anche una casa, no? Eh sì, ragazzi, la casuccia. Avete sentito bene? La casuccia. Non avete sentito? La casuccia. Basta di abitare in quella barra. Oddio, quanto ferro. No, mi secca prenderlo tutto, dai. È brutto abitare in quella baracca, ragazzi. E quindi ho deciso... No, devo prendere questi minerali che non ho mai preso. Ma questo sì, forse è tin. Credo. Quello... Ah, quello è copper. Quindi sono familiari questi. Ok, dai. E ora di risalire. La nostra scala è un po' fatta leggermente a cazzo di cane. Dimmi che ho un po' di pedisco, sì. Andiamo a prendere la legna. Come facciamo la casuccia? Non lo so. Ah, che bella luce, senza mostri, tranquillità, pace. Diamanti, smeraldi, ragazzi. Questo è un episodio molto speciale. E siamo solo al secondo episodio, già diamanti. Quindi, molti big like per questo. Ok, posiamo tutto nella cesta. Ah, devo vedere lo smeraldo. Se ha qualche funzione. Che cos'è su Skilly Jewel? Lo smeraldo ha qualche funzione? Direi di no. L'Emerald Electron Tube. Allora, serve fare un po' di cose, qualche ingranaggio, ma io non ne capisco tanto. Il diamante, beh, sappiamo le funzionalità. Possiamo tutto, tutto, tutto. Andiamo a fare la casa. La legna abbiamo? La Sakura! Vero, la Sakura abbiamo. Che voi non avete visto. L'albero, quello... viola? Del primo episodio? Affanculo. Vi ricordate? Precisamente uno di quelli là lì sotto, rosa. Quello grande di noi. Se vi ricordate, andate a vedere il primo episodio. Ma sicuramente voi ve lo ricordate. Comunque l'ho battuto e mi ha dato questa legna. Ok, io la casa la faccio sempre qui. Ma direi di spianare un po'. Quindi spianiamo. Ah, cotone. Mi prendo anche la foglia. Perché il cotone, che poi non è così che serve molto. Però visto che c'è, non l'avevo mai notato. E dai. Altro cotone? Sì. Ok, spiena. Scava, scava. Spero di non annoiarvi. Se volete, forse... forse farò il... velocizzerò il video. Grandezza? Ottima, direi. E direi di iniziare col pavimento. Mi piace tantissimo questo legno. È bianco, ma non è come altri tipi di legno. Mi piace tantissimo. Se voi avete idee per la casa, ditelo nei commenti, tipo qualche stanza per ingranaggi, cupole, che so. Io, intanto vedete la mia idea, che poi non è un'idea, è una casa succede normale, due piani, tre. Cioè, ragazzi, non è che pretendo molto. Ok, l'altezza 1, 2, 3, 4. Perfetto, perché l'altezza deve essere sempre di 4. Ok. Oh, forse eliminerò quella parte marrone. Perché il color cacca, il color bianco non è... Cioè, il cioccolato al latte. No, niente, dai. Niente a fare queste battute squallide.
Oddio, riesco neanche a mettere i blocchi. E ora chiudiamo. Metteremo anche le finestre, sicuro. E ci serve della sabbia, ma noi abitiamo vicino a dei laghetti e la sabbia non ci manca. La faccio piccola, però l'ho detto, uno dei miei obiettivi sarà di fare una bellissima casa, probabilmente anche una villa. Non lo so. Le grandi vetrate non è che mi piacciono molto. Gli direi di fare qui chiuso. E qui una zona. Vediamo. Tara. Di fare una zona chiusa e una aperta. E qui direi c'è tutta aperta. Che dite? Scrivetelo nei commenti. Che può essere non vi piace la casa. Allora, ci facciamo delle torce, per fortuna noi abbiamo il carbone, quello non è che manchi. Tanto ancora, dov'è il sole? Ok, non lo vedo, ma comunque ancora non è neanche pomeriggio qui a Minecraft. E direi di mi piace che qui è, vediamo, ora io rompo qua. Togliamo la fornace. Ok ragazzi, forse farò tutto in black screen. Vabbè, farò tutto in schermo chiuso, ragazzi, si dice comunque. scusate, devo mangiare. Oddio, la voce si è la voce è da puttane. Oddio. Ragazzi, mi sentite? Perfetto. Ok, la mia voce si è andata a puttane, quindi io vi dico di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, commentare, mettere molti mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.